pomeriggio 5, Bossari, la gelosia per Filippa e la doccia fredda sul ritorno in TV. Pomeriggio 5, Daniele Bossari si confessa a Barbara D'Urso, la gelosia per Filippa e la doccia fredda sul ritorno in TV. Daniele Bossari si confessa a Barbara D'Urso e non solo. Il trionfatore del Grande Fratello VIP, prima di essere accolto nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, si è infatti esposto anche in una diretta Instagram, svelando realmente cosa ci sia in pentola a proposito di lavoro, programmi da condurre e progetti. In questi giorni ad esempio è stato più volte accostato all'Isola dei Famosi, in qualità di inviato. Ma andiamo con ordine. Nell'intervista concessa a Barbara Nazionale Daniele è stato come al solito molto loquace e aperto. I temi affrontati sono stati tanti, dai più noti, depressione, alcol, matrimonio, a quelli meno risaputi, come la gelosia che prova per la Lagerbäck, non contraccambiata però in egual misura dalla svedese. Andiamo a scoprire tutto. Bossari senza freni a Pomeriggio 5, il messaggio di Flaherty, la gelosia per Filippa e quel mostro allo specchio. Daniele a Pomeriggio 5 è tornato su suoi temi personali ormai di dominio pubblico. Poi ha ricevuto un bel messaggio di in bocca al lupo dall'amico Lorenzo Flaherty, definito come un vero amico che mi ha sempre sostenuto nei momenti bui ma anche in quelli più leggeri. Spazio poi alla depressione e a quella paura di morte, il momento più critico della vita del conduttore, ho avuto una crisi di panico molto forte una notte. Ho sentito che stavo perdendo i sensi. Ho detto, adesso vado e sono andato in bagno e guardandomi allo specchio ho visto un mostro. In quel momento mi sono detto cosa stai facendo e lì ho deciso di riprendere in mano le redini della mia vita. Alla domanda secca della D'Urso sulla gelosia, non ha avuto esitazioni, sono molto geloso di Filippa. Anche lei. Ma ha una cultura diversa. È gelosa ma lascia più spazio, più libertà. Questo è uno dei motivi per cui mi sono innamorato. Il bacio a Barbara D'Urso e la doccia fredda sul lavoro, il vincitore del GF VIP. Prima dell'intervista a Pomeriggio 5 Bossari è andato in onda su Instagram, in una diretta per i fan. Prima ha spiegato l'intenzione di continuare a divulgare notizie circa i minerali, i loro poteri e le molte informazioni che rendono affascinanti tali oggetti. Poi ha precisato, a proposito di futuri lavori, che al momento non c'è nulla di concreto, ci tengo tantissimo, ma al momento non c'è nessun progetto, nessuna idea, ma vedremo. Insomma, una doccia fredda, lavorativamente parlando. Però il vento, in questo senso potrebbe mutare in fretta e riportarlo sugli scudi. Ultima chicca di giornata. Alla fine dell'intervista a Canale 5, Bossari si è affiondato sulla D'Urso, baciandola. D'altra parte domenica scorsa Filippa ha fatto lo stesso gesto con Fazio. Piccola vendetta.